Eccellenza, è un pomeriggio storico per la Chiesa Ischitana, per la Caritas di Ischia, per la comunità di Forio, un centro che non ha precedenti, che potrà accogliere chi ha bisogno. Ma ormai in varie parti d'Italia, e Ischia si aggiunge nella nostra regione tra poche altre diocesi, che c'è questo, innanzitutto, un emporio, no? Un emporio ha questa caratteristica che si vuole superare la fase del pacco da portare a casa, proprio perché si vuole dare più dignità alla persona, no? La persona che viene può scegliere quello che gli serve con una tessera che sarà loro data, ma soprattutto le persone che vengono saranno accompagnate, no? Piano piano ad arrivare anche un po' un'autonomia, un minimo di autonomia tra di loro. E poi soprattutto anche qui in questo luogo, no? Perché qui certo problemi non mancano, anche qui a Monteroni, da quanto mi dicono, no? Però proprio qui può essere un segno, e soprattutto i volontari che saranno qui, spero, è una delle cose che dirò anche loro, che facciano attenzione anche ai problemi che ci sono proprio qui attorno, in questo quartiere di Forio. È una chiesa che tra l'altro accoglie in un momento importante, quello della Pasqua, forse è anche questo un bel segnale, ecco, di apertura in questo momento così importante per la Chiesa. Certo, provvidenzialmente proprio la Pasqua, no? Perché la Pasqua ci ricorda proprio il culmine dell'amore di Dio in Gesù crocifisso, che dà la vita per noi, dà la vita per tutti, dà la vita per tutta l'umanità, no? E ci ricorda quindi che l'amore non è solo dare qualcosa, no? Ma dare se stesso, mettere a disposizione i propri talenti, il proprio tempo, le proprie energie, e quindi ci ricorda un valore aggiunto che è quello del volontariato. Beh, a conclusione dell'inaugurazione di questa cittadella della carità, intitolata a Don Pasquale Sferratore, sento il bisogno, ecco, veramente di esprimere la mia gratitudine, la gratitudine di tutta l'equipe della Caritas e dei volontari, per tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione, ecco, di questo sogno della cittadella della carità. Come dicevo, ecco, nell'introduzione a questa festa dell'inaugurazione, ecco, questa cittadella offre dei servizi di ascolto, di accompagnamento e di amore. Per chi? Per quelli che specialmente vivono in momentanea difficoltà. C'è un emporio della solidarietà al quale affluiranno tutte le persone, ecco, indirizzate dalle Caritas parrocchiali a questo emporio, ecco, per soddisfare momentaneamente i bisogni primari.